Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare i ricevitori FR Sky al Flight Controller Omnibus F4 V3. In questo video userò una RXSR, ma il procedimento è uguale per tutti i ricevitori FR Sky che supportano il protocollo SBUS. Per quanto riguarda la RXSR, vi ricordo che il cavo giallo è per la Smart Port e il verde è per l'SBUS. Nella XSR il cavo giallo è per la Smart Port e il bianco è per l'SBUS. Le riceventi FR Sky si collegano in questi pad qua sopra. Colleghiamo il cavo SBUS nel primo pad, i 5V nel secondo e la terra nel terzo. Ricordiamoci di ponticellare il pad centrale e quello SBUS in questa serie a lato per confermare al flight controller che stiamo usando il protocollo SBUS. Se la nostra ricevente ha la telemetria, dobbiamo collegarla in questo pad qui. In questo caso dobbiamo creare una soft serial. Più avanti vediamo come fare. Dopo aver prestagnato i cavi e il flight controller, siamo pronti per saldare. Come abbiamo detto, ponticelliamo questi due pad per far funzionare l'SBUS. Ora che tutti i collegamenti sono pronti, configuriamo la ricevente su Betaflight. Clicchiamo su Connetti e andiamo in port. Visto che il pad SBUS corrisponde alla porta UART6, qui attiviamo Serial RX. Clicchiamo Save and Reboot. Adesso andiamo in configurazione e scorriamo verso il basso fino a trovare il receiver. Poi in questo menu a tendina scegliamo Serial Based Receiver. Nel menu sotto scegliamo SBUS, perché come sappiamo il nostro ricevitore usa questo protocollo. Se la nostra ricevente ha la telemetria e vogliamo usarla, qui attiviamo Soft Serial. Clicchiamo Save Reboot. Ora andiamo nel tab CLI e digitiamo Resource. Quello che interessa a noi è il TX1. In questo caso è assegnato al pin A09. Questo è il caso più comune, ma delle volte può esserci un altro valore. Ora attiviamo la Soft Serial 1 digitando la seguente stringa: Resource Serial-TX-11-A09. Poi digitiamo Save. Adesso ritorniamo nel tab Port. Come vedete è comparsa la Soft Serial 1, quindi in Telemetry Output scegliamo Smart Port. Nel tab Configurazione ricordiamoci di attivare Telemetry. Per concludere non ci rimane altro che impostare la telemetria sulla Taranis. Clicchiamo il tasto menu e andiamo nella pagina Telemetry. Scendiamo verso il basso fino a trovare Discover New Sensor e premiamo Enter. Dopo qualche secondo premiamo Stop Discovery. Se in questa fase non viene trovato nessun sensore, apriamo di nuovo il configurator e riandiamo nel tab CLI. Qui digitiamo le stringhe set serial RX trattino basso half duplex uguale on. Poi set serial RX trattino basso inverted uguale off. Quindi digitiamo save. Se avete ancora problemi, provate a combinare le stringhe precedenti con on e off. Questo era il mio tutorial su come collegare i ricevitori SBUS al flight controller Omnibus F4 V3. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.